Che succede? Che succede? Non riesco a capire, il joystick ha iniziato a vibrare. Maledizione, era successa la stessa cosa pure ieri con Fitness Boxing. Il joystick rosso ha iniziato a vibrare! E non sopporto i joystick quando vibrano! Vi prego, su! Vittoria! Uova e bacon in tavola! Si parte per una nuova avventura! Bentornati avventurieri su Mario Kart 8 Deluxe! Nello scorso episodio abbiamo giocato in difficoltà facile il Gran Premio del Trofeo Banana e in questo episodio torniamo in difficoltà media con Shy Guy, cioè tipo timido. Chi mettiamo? Facciamo tipo timido blu, eccolo qua. Mettiamo, vediamo un po' le statistiche. Dai, ci deve pure essere un mezzo che vada veloce, no? Oh, coccinello volante, anche se non è poi così veloce, ma va bene. Mettiamo ruote ancestrali e paravela. Con tipo timido andiamo nel trofeo foglia, che è diverso dal trofeo crossing, anche se è una foglia verde. Ma sì, trofeo foglia, che comprende gare, stadio di Wario, circuito gelato, melodiodromo e valle di Yoshi. Cominciamo! Prima gara, stadio di Wario! Eccolo qui. Grandioso, ho sbagliato la carica. Ma eccoci qui, siamo partiti. C'è Baby Peach. E quella deve essere Yoshi. Ci vediamo, Yoshi. Ora, in caso di dossi, come ad esempio nell'altra pista, l'Arena Excite Bike, eseguite più acrobazie possibili, perché più sono le acrobazie che eseguite, meglio sarà la spinta che vi verrà data. Lì c'è un Bowserotto. Forse era Iggy, Larry, non lo so, ma siamo entrati sott'acqua. E grazie Iggy, Larry, chiunque tu fossi, beccati questo. Voliamo in alto. Accidenti, devo ricordarmi che non sempre si può volare in alto. La resistenza dell'aria può rallentare il vostro veicolo, come no. Turbo! Questo veicolo in effetti non è poi così male. Ma restiamo concentrati, Shy Guy. Ci deve essere uno dei Koopalings dietro di noi. Preferisco chiamarli Koopalings, perché è così che li chiamano, anche su, se non erro, Mario Party devono esserci i Koopalings. Ma, ehi, ho parato un guscio rosso che mi stava per centrare. Acrobazia. Turbo, 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 e ora entriamo in acqua. Dannazione, siamo scivolati sulla buccia di banana, capita? Preparati tipo timido. Inizia l'atterraggio e l'ultimo giro. Chi ha lanciato quel guscio? Non lo so, ma una cosa è certa: Larry o chiunque sia quel Koopaling, io non mi ricordo i nomi di tutti i Koopalings, ci sta lanciando gusci alla
Rinfusa! Ah! Peccato che il gusto blu stavolta non sia da peccato. Baby Peach! No, come sono potuto finire fuori? Non è possibile, sono finito fuori così, per sbaglio. A proposito di Baby Peach, nella versione DS di Yoshi's Island, Baby Peach credo che venga rapita da Kamek o roba del genere, ma adesso non ci importa, perché siamo arrivati. Another Happy Landing, cioè un altro atterraggio tranquillo. Ah, Larry, ecco! Iggy era quello con i capelli verdi, quello con i capelli blu è Larry Okupa. Ora, vediamo un po' il replay. Ok, ecco qua, tipo timido, che sbaglia la carica. Qui ho abbattuto Larry, l'ho affondato addirittura. Ho usato il turbo. E qui sono arrivato al primo posto. Prossima gara. Prossima gara. Circuito gelato. Attenzione alla neve, potrebbe ridurre l'attrito. Anzi, potrebbe aumentare l'attrito degli pneumatici. E siamo partiti con una carica perfetta stavolta. Ora attenzione, wow! Tre Shy Guy blu, cioè tre tipi timidi blu e due tipi timidi rossi. Certo che è proprio bello questo circuito gelato. Sembra l'era glaciale, Frozen, non lo so. Ma una cosa è certa. Siamo proprio nella stagione perfetta, perché ora siamo quasi a Natale. Granata in arrivo! Ho fatto esplodere Yoshi! Crudele, ma almeno me ne sono sbarazzato. Un attimo, dove sto andando? Ah, per di qua! Seguiamo i pannelli con le frecce. Almeno così non sbagliamo. Eseguiamo l'acrobazia. Lasciamo la buccia di banana dietro Yoshi ed ecco che inizia il secondo giro. Toglietevi di mezzo, tipi timidi blu! Oh no! Ci hanno rimpicciolito! Solo un secondo! No, non credo ci si arrivi da qui, c'è una staccionata. Maledette queste staccionate! In certi percorsi è difficile raggiungere le paraboliche, ovvero quelle sorte di rampe da skateboard, perché o le devi prendere prima o altrimenti niente. Percorre la tua strada e non c'era, vai, aia. Mi sa che non ho beccato nessuno stavolta. Dannazione, c'erano quei funghi rossi. Però erano in un postaccio, quindi non potevo certo prenderli, sarei caduto in quella sorta di crepaccio. Ma eccoci all'ultimo giro. Accidenti, l'ho mancato di nuovo. Yoshi mi sta raggiungendo. Non ho capito però dove sia la scorciatoia. No! Maledizione! Ma da dove era? Aiuto! Yoshi e il Koopaling Larry mi stanno raggiungendo! Ah, addirittura ci sono due Koopalings! Larry e Morton! Credo che i Koopalings, sì, siano tutti maschi. Che succede? Che succede? Non riesco a capire, il joystick ha iniziato a vibrare! Maledizione, era successa la stessa cosa pure ieri con Fitness Boxing! Sì, ieri stavo giocando a Fitness Boxing e mentre ho tirato un pugno, il joystick rosso ha iniziato a vibrare! E non sopporto i joystick quando vibrano!
Vi prego, su! Vittoria! Oh, almeno tutti interi. Ah, ecco da dove si arrivava, doveva entrare in acqua. Quindi non tutti i crepacci erano trappole, poteva entrare anche in acqua. Rivediamo un po' il replay. Oh, qui abbiamo eseguito la carica per bene stavolta. Qui ho eseguito l'acrobazia. Oh, Peach Gatto mi ha lanciato il guscio. Ma com'è carina. Non tanto quanto tipo timido. Anche se tipo timido è un nemico di Super Mario. E qui, anche se rimpiccioliti, siamo arrivati. Prossima corsa. Prossima corsa. Melodiodromo. Non riesco a capire cosa sia successo. Mi ha fatto la stessa cosa pure ieri. Ma almeno Shy Guy è partito stavolta. Sto suonando in pianoforte, grandioso. Piante piranha. E gusci rossi. C'è una rampa. Possiamo andare da questa parte. Ah no, peccato. La resistenza, diciamo, dell'aria, la forza di attrito dell'erba ha ridotto il lift dei miei. Bella bro! Fiore di fiamma, fuoco a volontà! Spero di aver arrostito qualcuno. Ora vediamo di non farci schiacciare dalle note musicali. Mitico. Questa è la prima volta che ricevo un potenziamento efficace. Almeno credo. Però non si vede niente ora. Già, forse i potenziamenti efficaci arrivano quando probabilmente ti senti in grossi, grossi guai. Comunque sono stato proprio stupido ad aver urtato quella pianta piranha. Tutti sanno che se le piante piranha ti vedono poi ti mangiano. Forza Shy Guy, perché Larry ci sta raggiungendo. Dannazione. Wow! Wow! Di nuovo! Wow, forti che le note musicali erano come dei tappetiera! Stici! Su, veloce! È l'ultimo giro! Ora restiamo concentrati! Proviamo a eseguire! No! No, ti prego! Così facciamo peggio che meglio. Non di nuovo. Evitiamo la luce, le piante piranha. Ah, lo sapevo. Evitando la luce le piante piranha non ci mangiano. Lo sapevo. Turbo, acrobazia. Seminiamo più gocce di banana e tutti ci scivoleranno. Acrobazia. Drift. Woohoo! Ultimo tratto finale. Sì! Ci è mancato poco. Rivediamo un po' i replay. Allora, qui è dove sono partito dopo perché c'è stato un errore di sincronizzazione dei Joy-Con. Qui è dove ho lanciato fiamme. Qui è dove ho driftato. Acrobazia normale.
Ho fatto centro di Yoshi! E ha terminato al primo posto, anche se l'error va bene, mi ha colpito. Ultima gara. Ultima gara! Valle di Yoshi! Eccolo qui, è partito! Non sappiamo la sua identità, non sappiamo quale sia il suo nome, sappiamo solo che è un tipo timido! Eh sì. Ora restiamo concentrati perché è tipo timido. Wow, siamo stati sparati nel cosmo! Ora non proprio nel cosmo, ma sì. Siamo stati sparati a grande velocità e... Un attimo. Baby Peach! Baby Peach ci è passata in testa! E ora l'ho presa! Tornante sinistro aperto! Eh sì, nei tornanti conviene sempre usare la sterzata forte, ma... Perché tipo timido risultato? Ah, devo aver colpito qualcuno! Attenzione al luogo di Yoshi! E lasciamo qui la buccia di banana, così chi la prende ci scivola. Driftiamo. E eccoci al secondo giro. La miseria! Quanto è rimasta indietro Baby Peach? Non molto, ma dobbiamo andare alla strada che porta al cannone, così verremo sparati nel cosmo. Lo sparo del cannone taglierà la resistenza dell'aria e noi andremo velocissimi! Ha! Stavolta il guscio blu non mi ha beccato. Peccato. Però il fulmine sì. E il fulmine aumenta di parecchio la resistenza dell'aria. Ecco, in circuiti come questi conviene sempre usare il drift, perché il drift garantisce velocità e ti permette di affrontare una curva senza problemi. Attenzione al luogo di Yoshi. E seminiamo questo guscio, così chi lo prende viene colpito. Drift. Ed eccoci qua all'ultimo giro. Ora qui si gioca il tutto per tutto. Dannazione, no! Prendiamo il fungo, andremo veloci! No, non ci credo! Allora i gusci blu si possono distruggere con il clacson! Ho capito bene! Ma è troppo bello! Anzi, è troppo forte! Il problema ora è che o Larry o Baby Peach ci stanno raggiungendo! Andiamo veloci, seminiamoli! Larry ci sta raggiungendo, come facciamo tipo timido? Forte! Funghi rossi, grazie! Mi avete reso il tipo timido più veloce di tutti! E grazie, grazie! Mi avete fatto vincere! Perfetto! Rivediamo il replay e poi andiamo ai risultati. Qui ho eseguito la carica. Qui ho chiappato Baby Peach, che ha pianto un po', mi dispiace. Sono stato sparato nel cosmo, per così dire. Ho eseguito una serie di acrobazie. Lasciato la buccia di banana dietro e concluso al primo posto. Andiamo a vedere i risultati. Trofeo Foglia! Non sappiamo chi sia, non sappiamo la sua identità, ma in diretta dalla Valle di Yoshi c'è Tipo Timido! Che ha eliminato tutti i suoi avversari. Tipo Timido, arrivato al primo posto in
Stadio di Guaio, Circuito Gelato, Melodiobro e Valle di Yoshi. Yoshi! E abbiamo ottenuto il trofeo Foglia d'Oro. Bellissimo! Congratulazioni! Ah, bene, miei cari avventurieri, prima di lasciarci, volevo farvi vedere un attimo le prove a tempo. Prima di lasciarci, proviamo a fare una prova a tempo. Con chi andiamo? Oh, andiamo con Toadette. Andiamo con questo bel veicolo. Le ruote mettiamo spugnose. E il cartoplano crossing. Scegliamo un tracciato. Dove vogliamo andare? Qualcuno che sicuramente ho fatto, dai. Dolce Dolce Canyon. Corsa individuale. Iniziamo prova tempo. Eccola qui, Toadette. Vabbè, ho sbagliato la carica, ma in fondo pazienza. Questa volta siamo da soli, dobbiamo stabilire il miglior tempo in solitaria. Andiamo il più veloce possibile con questa bella funghetta. La fidanzata di Toad, Toadette. È bellina, sì? Con quelle due treccine a forma di fungo. Altro che bella. È bellissima. Mi piace proprio Toadette. Però ho fatto bene a scegliere Toad per il trofeo fungo. Toadette è troppo... A parte, vabbè, è una femmina. Ma sì. Toadette... Non è che non mi piaceva tanto, ma sì. Ho fatto bene a sceglierla per la corsa individuale. Eseguiamo la acrobazia e andiamo il più veloce possibile. Abbattiamo i panni segnaletici di gelato e ora prendiamo di nuovo il lato rosa. Il trucco per vincere una prova a tempo è andare veloci, perché qui non ci sono potenziamenti e pertanto solo la nostra abilità di guida conta. Più veloce si va, più avremo la possibilità di stabilire un record migliore. Evitiamo le ombre delle piante piranha, così non ci faremo mangiare. Ed eccoci qua all'ultimo giro. Eseguiamo l'acrobazia e andremo velocissimi. Drift. E ora vai col turbo! Lo so, dico vai col turbo perché quando avevo, diciamo, 10-9 anni guardavo Max Steel. Ora non lo trasmettono più, quindi è un peccato. Ma sì, mi piaceva guardare molto Max Steel. Ed eccoci qua arrivati. Questo è il mio nuovo record. Carichiamo i dati fantasma, ok. No. Devo creare un account Nintendo, quindi lasciamo stare. Va bene, abbiamo testato Toadette in prova tempo e nella prossima puntata ritorneremo a giocare in difficoltà media il prossimo Gran Premio.
Un saluto a tutti. Ciao!